Beh, allora in questo momento sto registrando. Quindi l'America segna la sua supremazia con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Voi tenete presente che cioè l'America diventa la vera superpotenza, vada a contraltare la Russia comunista. Però, a differenza della Russia comunista, l'America ha avuto qualche centinaio di migliaia di morti nella seconda guerra mondiale, forse 300.000, vado a memoria. La Russia ne ha avuto 22 milioni. L'America ha avuto un'economia che si è sviluppata in modo stratosferico perché, per esempio, nelle catene di montaggio dove si producevano frigoriferi, si sono cominciate a produrre mitragliatrici, dove si producevano automobili e trattori, si sono cominciati a produrre dei carri armati e quindi la grande crisi economica del 29 è stata completamente assorbita grazie allo sforzo bellico. L'America non ha avuto una guerra in casa, la Russia sì. La Russia si è trovata con un territorio completamente devastato e quindi si è trovata in sofferenza rispetto all'America. L'America dominava su tutto il resto del mondo per quanto riguarda la flotta, che era la flotta più grande del mondo, e con una serie di basi sparse in tutto il mondo che consentivano un pronto intervento in tempi rapidissimi. La Russia aveva un esercito continentale, cioè poteva essere forte sul terreno dell'Europa. L'Italia alla fine della seconda guerra mondiale perde un possedimento come Vincina, perde tutte le colonie, Eritrea, Etiopia, Libia e Somalia, perde l'Albania, perde alcuni possedimenti che aveva in Turchia e in Grecia, perde Fiume e Trieste che ritornerà italiano solo nel 1954. Possiamo segnalare anche il dramma delle foibe, visto che abbiamo parlato di Auschwitz e dello sterminio degli ebrei, dove sono stati ammazzati 6.000 italiani alla fine della seconda guerra mondiale e infoibati. Per essere precisi, alcuni furono sistemati nelle foibe già nel 1943, quando l'Italia si arrende. Però va anche considerato che il nostro esercito purtroppo nell'ex Jugoslavia si macchiò di gravissimi crimini contro la popolazione civile, quindi c'era un livore contro gli italiani che era enorme. Fra gli infoibati, tra l'altro, figuravano un po' di tutto, no? Democrazia Cristiana, ma anche dei partigiani, dei comunisti italiani, insomma, gente che effettivamente avrebbe anche potuto essere dello stesso colore politico, ma tanto era la furia degli jugoslavi contro gli italiani che ci hanno fatto finire dentro tutti e anche quelli dello stesso loro partito, bastava che fossero italiani e fu veramente una pagina triste perché cioè, ci andarono di mezzo soprattutto degli innocenti e furono 350.000 ovviamente poi gli italiani che a seguito di questi tragici fatti fuggirono da queste terre del Friuli Venezia Giulia, Fiume, Trieste, eccetera, per ritornare in Italia, 350.000 profughi, ma storicamente io sono convinto che la responsabilità di tutto questo è legata al fascismo che invase la Jugoslavia a seguito dell'esercito tedesco e poi la Jugoslavia procedette con questa tragica epurazione, non per giustificare la Jugoslavia, perché queste cose non si giustificano mai, perché queste, le vittime sono sempre innocenti, anzi, queste dovevano più delle altre. Quindi, tuttavia, chi semina fulmini poi raccoglie tempeste. Questo non va dimenticato, insomma. La Germania fu spezzata in due parti, la Germania dell'Ovest e la Germania dell'Est. In particolare Berlino fu spezzato in quattro settori, un settore francese, un settore inglese, un settore americano e un settore russo. C'era anche il problema di cercare di capire che cosa fare della grande industria tedesca. L'industria tedesca doveva essere smantellata, come era stato deciso anche
grosso modo andiamo fra gli accordi di Yalta, di Teheran e di Potsdam, fatti fra le potenze alleate e l'Unione Sovietica fra il 43 e il 45. Yalta siamo nel febbraio del 45, Teheran siamo alla fine del 43, Potsdam siamo all'estate del 45. Fu avviato anche un procedimento di denazificazione, cioè che culminò con il processo di Norimberga, che vide alla sbarra i principali caporioni del vecchio regime nazista, tra cui spiccava Göring, Rudolf Höcker, il delfino di Hitler, e vari capi del nazismo, molti dei quali furono giustiziati. Un analogo processo fu celebrato anche in Giappone a carico dei criminali di guerra. Fra le varie cose, così le chicche, l'isola di Sakhalin, che era stata preda bellica del Giappone nella guerra del 1905, fu restituita alla Russia, per dire, no? La guerra del 1905 aveva visto contrapposti la Russia al Giappone, la Russia aveva perso e il Giappone si era guadagnato questa isola. La Russia si era inglobata tutti i paesi dell'est Europa, Polonia, Cecoslovacchia, Austria, Jugoslavia, no, scusate, Jugoslavia, parliamo dopo. Ungheria, Romania, Bulgaria e la Germania, quella che poi diventa la parte est della Germania. La Jugoslavia e l'Albania, che avevano dei governi comunisti, si sfilarono dall'orbita russa perché si erano liberati da sole queste popolazioni, cioè Tito con i suoi partigiani non aveva avuto bisogno dell'Armata Rossa. E quindi aveva rivendicato uno status quo, e lo stesso era avvenuto in Albania, che comunque era un nostro possedimento, possedimento italiano. E quindi la Russia con Stalin avevano cercato di mettere le unghie anche su questi due paesi, ma si erano ribellati. Mentre invece gli altri paesi che ho citato finiscono nell'orbita russa. La Polonia, la parte orientale della Polonia, finisce sotto le grinfie del comunismo, che viene inglobata proprio come terreno, proprio diciamo così, facente capo alla Russia, viene concesso alla Polonia la parte orientale della Germania, cioè, ossia la parte est della Germania. Quindi, la Polonia perde territori a oriente e ne guadagna a occidente, il tutto ai danni della Germania, che vede ridotta i suoi possedimenti territoriali quasi di un terzo, una riduzione che è visibile ancora oggi, a esito della seconda guerra mondiale, con la spaccatura poi di questo paese, Germania Est e Germania Ovest, che arriverà fino al 1989, con il crollo del muro di Berlino. Va tenuto anche presente che mentre Roosevelt aveva tenuto una politica, diciamo così, più morbida rispetto a Truman, Roosevelt muore, mi sembra, il 16 di aprile del 45, quando la Seconda Guerra Mondiale volge al termine, ma è ancora in corso, e quindi alle conferenze di Yalta e di Teheran era stato abbastanza morbido con Stalin, e alcuni osservatori sostengono che fosse così morbido perché era già malato. Truman, che gli succede, è più rigido e non vuole concedere sconti all'ex alleato. La guerra fredda incomincia, secondo molti storici, quando la seconda guerra mondiale non è ancora finita. Probabilmente, e io sono convinto che sia così, il primo atto della guerra fredda è il lancio della bomba atomica su Hiroshima il 6 agosto del 1945 e poi il secondo lancio il 9 agosto del 1945 su Nagasaki. Ora, sicuramente è vero quanto sostiene Truman e l'America che queste bombe hanno accelerato la fine del conflitto. È sicuramente vero che sono state lanciate perché si voleva risparmiare il numero di vite umane di giovani soldati americani che ne erano già morti tra 100.000. È sicuramente vero che in questo modo si sono risparmiati un sacco
di problematiche anche economiche, e che la guerra è volta al termine sicuramente con molti mesi di anticipo, ma è anche vero che il Giappone è rimasto ormai da solo a fronteggiare gli alleati, la Russia aveva dichiarato guerra, mi sembra, qualche giorno prima del lancio della bomba atomica su Hiroshima al Giappone. Il Giappone non aveva scampo. La guerra è finita il 2 settembre con il Giappone del 45, fermato sulla corazzata Arizona, e poi è stata utilizzata ancora nella guerra del Golfo, quindi recentemente, una corazzata straordinaria. Però si era cercato di finire prima, insomma, questa guerra in questo sistema qua. E questo è sicuramente vero. Però molti storici osservano che il lancio delle bombe atomiche, a cui ha partecipato anche Fermi, che era origine piacentina, arrivare scienziati, come fondamentale suo apporto, è senz'altro un messaggio che l'America passa alla Russia. Ed è come dire: attenzione, perché noi ce l'abbiamo la bomba atomica e noi la usiamo. Non ci facciamo scrupolo di usarla, quindi è come dire: noi in questo momento siamo più forti. E l'America lo era, la nazione più forte, perché probabilmente non aveva neanche bisogno di farla vedere la bomba atomica, perché da un punto di vista navale, aereo, era già la più forte lo stesso. Terrestre forse no, però poco ci mancava se ci metteva insieme i suoi alleati, no? Quindi questo messaggio qui che passa c'è, è inutile girarci intorno. I vostri libri di storia, io non l'ho visto, non so neanche che libro di storia avete, comunque visto come sono stato catapultato qua, comunque sui vari manuali di storia della quinta superiore, insomma, quasi tutti contemplano questa possibilità, cioè che questa bomba atomica sia stata lanciata anche come monito contro la Russia. Nel 1946 Winston Churchill, che era il primo ministro dell'Inghilterra, o meglio, era stato il primo ministro dell'Inghilterra durante la seconda guerra mondiale, poi alla fine della seconda guerra mondiale, durante regolari elezioni, perde e non è più primo ministro, però è un uomo di grandissimo prestigio, perché aveva, come titolava giustamente un film di qualche anno fa, L'ora più buia, questo era il titolo. Churchill aveva portato l'Inghilterra, aveva guidato l'Inghilterra nell'ora più buia, cioè l'Inghilterra aveva fronteggiato da sola la Germania, la superpotenza della Germania nazista, e nonostante i vari tentativi di resa condizionata, Churchill si era sempre rifiutato di arrendersi. Quindi l'Inghilterra, a differenza della Francia, aveva avuto un certo ruolo tra le potenze vincitrici, e quindi lui si rende conto di questa situazione, coniò questo termine molto felice e dice: sull'Europa nel 1946 è calata una cortina di ferro. La cortina di ferro è quella che divide la parte orientale dell'Europa da quella occidentale. Un cenno all'ONU che c'è ancora oggi e che vede, che è un po' il seguito delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite furono un fallimento perché erano quell'organizzazione che era nata alla fine della prima guerra mondiale per cercare di dirimere conflitti a livello internazionale, e poi dopo invece è andata a finire che c'è stata la seconda guerra mondiale, no? L'ONU sorge sulle ceneri delle Nazioni Unite e viene dotato dei caschi blu, che è una forza di militare a cui prendono parte i vari paesi dello stesso ONU, e che è in grado di intervenire, di dirimere questioni a livello internazionale. Se volete fare delle domande, non avete capito qualcosa, intervenite pure, anzi mi aiutate se mi fate delle domande, perché si riesce a approfondire meglio l'argomento.
La politica dell'ONU è quella di dirimere le questioni a livello internazionale che possono sfociare anche in guerre. Le potenze oggi fanno parte 190 paesi, 194 nell'ONU, insomma, però quelli che hanno diciamo così, che fanno parte del Consiglio, che possono proporre le questioni allo stesso ONU, sono 15 paesi, 5 sono fissi, gli altri 10 ruotano. I 5 fissi sono i vincitori della Seconda Guerra Mondiale ancora oggi, e cioè sono la Russia, la Francia, l'Inghilterra, l'America e la Cina. Gli altri non hanno diritto di veto. Questi 5 paesi hanno diritto di veto su tutte le decisioni che possono venire fuori dall'ONU. Quindi voi pensate quanto ancora oggi quello che è accaduto alla fine della Seconda Guerra Mondiale incide in modo così determinante sui nostri destini. Dottrina di Truman, il primo presidente americano che segue Roosevelt, il presidente della seconda guerra mondiale, è quella di contenimento del comunismo. Ora, questi due blocchi vedevano da una parte il regime capitalista, che era quello dei paesi occidentali, cioè Francia, Italia, Germania dell'Ovest, Inghilterra, Danimarca, Belgio, Svezia, Norvegia, Irlanda, eccetera, no? E perché no, anche la Spagna, che c'era il governo franchista che era di tipo fascista. E dall'altra parte si vedeva il blocco orientale di quei paesi, appunto Romania, Ungheria, Cecoslovacchia, Polonia, eccetera, che erano guidati dalla Russia. La paura degli occidentali era che questo tipo di dittatura del proletariato potesse allargare i loro confini. E quindi viene fatta questa politica di contenimento. La politica di contenimento consiste anche nel piano Marshall, che è stato citato anche in questi giorni ripetutamente. È un piano per aiutare i paesi più poveri, quelli più bisognosi di aiuti. L'Italia, grazie al piano Marshall, si è risollevata economicamente. Parliamo di 13-15 milioni di dollari dell'epoca, una cifra enorme. Scusate, miliardi di dollari, 13-15 miliardi di dollari, una cifra enorme per l'epoca, no? Questa politica qua, però, non è che fosse come si dice, perché siamo bravi, facciamo la carità, no? Perché nella storia c'è solo cattiveria e cinismo e basta. Questa politica qua aveva due poli fondamentali tra i vari, cioè aiutiamo i paesi dell'Europa occidentale a risollevarsi dalle rovine della Seconda Guerra Mondiale, perché l'Europa era un cumulo di macerie, perché i paesi più poveri potrebbero essere più facilmente prede dei paesi comunisti e quindi cadere vittime della politica dei paesi comunisti. E nello stesso tempo aiutiamo a ricostituire l'economia di questi paesi perché sono un mercato anche per l'America. Cioè, come facciamo noi americani a esportare i nostri elettrodomestici, le nostre automobili, i nostri indumenti, i nostri radio, le nostre televisioni, perché ormai arrivavano anche le televisioni, se questi non c'era neanche un soldo. Cioè, dobbiamo fare in modo che si arricchiscano e in questo modo qua compreranno i nostri prodotti. Quindi c'era anche un discorso economico, oltre che politico. Quindi si forma poi nel 40, sul fine degli anni 40 e all'inizio degli anni 50, si forma il Patto Atlantico, che vede la Francia, la Danimarca, il Belgio, l'Inghilterra, l'Italia, i soliti Germania Ovest, e il Patto di Varsavia, qualche anno dopo, che vede i paesi orientali. Sono due alleanze di tipo politico e militare che prevedono
l'intervento immediato di tutti questi paesi nel caso che uno solo di questi paesi venga colpito. Questo provvedimento quindi divide l'Europa occidentale da quella orientale con la cortina di ferro, con questa felice denominazione coniata da Churchill. Gli episodi che riguardano la guerra fredda sono innumerevoli, ne ricorderemo qualcuno. La guerra fredda è cosiddetta perché non ci sono episodi di guerra calda, nel senso che questa situazione di divisione del mondo in due blocchi, che è durata per quasi mezzo secolo, ha consentito di poter portare avanti un continente o più continenti in una specie di pace armata, perché c'era il terrore che si potesse degenerare in una guerra atomica. Fino al 1949 l'America è stato l'unico paese ad avere la bomba atomica, ma dal 1949 in poi la bomba atomica ce l'hanno anche i russi. Il primo esperimento atomico che verrà fatto in Siberia nel 1949 suscitò grande stupore e soprattutto grande apprensione nei paesi occidentali, perché da quel momento si era capito che i russi, che avevano copiato, grazie ai loro servizi segreti, i progetti delle bombe atomiche americane e li avevano acquisiti, erano in grado anche loro di avere questa bomba atomica. Poi dopo c'è stata una corsa, no? Perché l'America ha prodotto la bomba all'idrogeno che era 80 volte superiore alla bomba atomica. Questa bomba idrogeno la Francia l'ha buttata anche sulla barriera corallina, rovinandola completamente per esperimenti. Ancora oggi le ripercussioni di questi esperimenti hanno conseguenze drammatiche. E poi le testate nucleari sui missili. Quindi c'è questa continua corsa all'armamento ha portato a questa situazione qui, diciamo così, di continuo studio fra i due avversari. I vari episodi della guerra fredda possono riportarsi, per esempio, alla Germania, alla fine degli anni 40, la Russia lamentava che non fossero stati rispettati i vari settori, perché dovevano essere quattro: Francia, Inghilterra, America e Russia, ma che fossero stati assorbiti in uno solo. Insomma, la Russia, guidata da Stalin, provoca un blocco a Berlino. Perché a Berlino, se voi guardate una vecchia cartina degli anni 70, si trovava al centro della Germania dell'Est. E quindi c'era questa strana situazione per cui la Germania dell'Ovest territorialmente era un paese a sé e la Germania dell'Est era un paese a sé. Era un po' come dire la Lombardia e l'Emilia-Romagna, no? Però Bologna, che è in Emilia-Romagna, per metà è della Lombardia. Questo è il concetto, no? Cioè Berlino, che era completamente nel territorio della Germania dell'Est, per metà era della Germania dell'Ovest. E gli americani, gli inglesi, gli alleati potevano rifornire questa enorme città attraverso l'autostrada. Stalin blocca l'autostrada e questo è un episodio della guerra fredda, perché si fu lì e lì per scatenare un conflitto. Gli americani, gli inglesi, i francesi organizzarono un ponte aereo per cui rifornire questa città, no? E Stalin era consapevole che se avesse abbattuto uno di questi aerei ci sarebbe stato un conflitto, allora lui ci rinuncia e alla fine poi l'autostrada viene riaperta. Questo ponte aereo qui comunque ha funzionato, cioè è riuscito a rifornire questo paese. Che dava molto questa città, che dava molto fastidio a Stalin, perché Berlino Est era un paese molto povero, una città molto povera. Berlino Ovest invece era un paese ricchissimo, tant'è vero che nel 1961, e questo è un altro episodio
di quelli classici della guerra fredda, e qui c'è già Khrushchev, perché Stalin mi sembra che è morto nel 54 o nel 56. Khrushchev fa erigere questo muro di Berlino che arriverà fino al 1989, quindi fino quasi ai giorni nostri, no? E, perché erano tantissimi, si parla di milioni di tedeschi dell'est che passavano all'ovest con la speranza di avere un lavoro, una vita peggiore, maggiori possibilità. Una maggiore possibilità di vita. Non va dimenticato che sul finire degli anni 40 in Cina, che era una delle potenze vincitrici della seconda guerra mondiale, il regime dei mandarini o monarchico viene rovesciato da Mao Zedong, che è un regime di tipo comunista. E questo avviene senza che l'America muova un dito. E però nel 1950, quando la Corea del Nord, che è controllata dai russi, invade la Corea del Sud, che è controllata, diciamo, dagli alleati, in particolare gli americani. Ecco che gli americani inviano dei rinforzi attraverso l'ONU, sono costituiti da divisioni americane. Gli americani contrattaccano e conquistano quasi l'intera Corea del Nord, ma ecco che la Russia invia un'armata di 300, scusate, la Cina invia, muove un'armata di 300.000 uomini, e allora gli americani si fermano e tutto ritorna come al primo giorno di guerra, vengono ristabiliti i vecchi confini. Perché la Cina non voleva avere interferenze di tipo occidentale alle porte dei suoi stessi confini. E questo è un episodio della seconda guerra, scusate, della guerra fredda. È un episodio di guerra calda, però, perché ci fu una guerra fra le due Coree, a cui parteciparono gli stessi soldati americani, e mentre la Corea del Nord veniva rifornita di armamenti dai russi. Però ecco, questi episodi, diciamo così, restano localizzati, no? L'episodio analogo si ripete poi quasi 20 anni dopo in Vietnam, laddove il Vietnam del Nord è sostenuto dal regime comunista sovietico, e il Vietnam del Sud è sostenuto dagli americani. Si ripete anche in Afghanistan, laddove i Mujahideen sono riforniti di armi dagli americani negli anni 80, e c'è l'Armata Rossa che cerca di conquistarsi l'Afghanistan. Questi sono episodi della guerra fredda che viene combattuta in modo caldo, questa volta, ma indirettamente. Il 38esimo parallelo era quello che divideva la Corea del Nord dalla Corea del Sud all'inizio di questa guerra del 1950, e come finisce è ancora il 38esimo parallelo che divide questi due paesi senza che nulla venga cambiato. Quindi questa guerra viene sostanzialmente combattuta per nulla. A Truman poi succede McCarthy, e poi succede anche Eisenhower, che è stato il generale che guidò lo sbarco in Normandia, e McCarthy passa un po' la storia per cosiddetto McCarthyismo, in cui si cercava di contenere al massimo il comunismo anche a livello locale. Uno degli episodi della guerra fredda, per esempio, fu il fatto che i coniugi Rosenberg, che nel 1950 furono arrestati dalla CIA, che si contrapponeva il KGB, cioè c'era la polizia americana segreta, il KGB era la polizia americana russa, e questi due coniugi furono accusati di aver venduto i progetti della bomba atomica ai russi, e finirono sulla sedia elettrica. E in realtà poi sì, questi due erano due comunisti, era vero. Ma in realtà si scoprì poi successivamente che questi progetti furono venduti da un funzionario britannico alla Russia, quindi furono giustiziati per niente. Si chiamava Progetto Manhattan, per la precisione, quale della costruzione della bomba atomica. Questi due Rosenberg finirono sulla sedia elettrica per niente, e fu uno di quegli episodi della guerra fredda, insomma, che suscitò molto, molto scalpore.
la guerra fredda poi si sviluppa anche per esempio, anche sul Mediterraneo, no? L'episodio del canale di Suez è abbastanza significativo per segnalare, così per ricordarvi proprio lo spostamento dell'asse di politica internazionale dall'Europa ad America e Russia, perché ad un certo punto Nasser, che è il presidente dell'Egitto, rivendica il possedimento del canale di Suez, perché attraverso il canale di Suez che collega il Mar Indiano al Mar Mediterraneo ci ottenevano lucrosi pedaggi. Questa rivendicazione viene in qualche modo bypassata dai proprietari del canale di Suez, che sono gli inglesi per la maggior parte e anche degli inglesi, e viene scatenata una guerra grazie anche all'aiuto dello Stato di Israele, che nel 1956 consente agli inglesi e francesi di riprendere il possedimento del canale di Suez. Ma ecco che intervengono gli americani e anche i russi a fare pressione, il canale di Suez viene dato in concessione all'ONU, no? E gli inglesi e i francesi devono mettere da parte le loro velleità. E questo episodio qui è significativo perché sta a dimostrare che, scusatemi proprio il termine, inglesi e francesi non importano niente, un cazzo proprio. Quelli che decidevano erano i russi e gli americani, cioè devono mollare l'osso. Una cosa che non sarebbe mai accaduta fino a 40-50 anni prima, cioè perché erano potenze coloniali importantissime, no? Quindi qua si riprendono il canale di Suez, ma poi quando intervengono i due più grossi, che sono loro i veri padroni, i russi e gli americani, che gelosi di che questi qua potessero riprendere una politica economica, gli fanno mollare quanto si erano guadagnato. Tra gli episodi importanti della guerra fredda possiamo citare la rivolta d'Ungheria, mi sembra l'anno 56, dove il presidente Nagy aveva rivendicato l'opportunità di una elezione democratica, perché ha invocato l'aiuto dell'America e delle potenze occidentali, però vengono mandati i carri armati in Ungheria, e la primavera di Praga, cosiddetta primavera di Praga, viene soffocata da questi mezzi corazzati. Quindi l'Ungheria non vedrà la tanto invocata democrazia, ma resterà sotto l'ombrello protettivo, tra virgolette, del patto di Varsavia. Gli occidentali non intervengono. Non intervengono, l'America lascia fare perché questa zona qua, l'Ungheria, è quanto è stato stabilito da Potsdam, Yalta e Teheran, è terreno dell'orso russo, e quindi non si può intervenire, e gli ungheresi vengono abbandonati al loro destino. Così anche i polacchi, che avevano qualcosa in più da rivendicare, perché la Polonia era il paese in cui si scatena la seconda guerra mondiale, la Polonia era alleata dell'Inghilterra e della Francia per il meccanismo delle alleanze. Quando viene invasa il 1° settembre del 1939, nel primo episodio della seconda guerra mondiale, la Francia e l'Inghilterra, per il meccanismo delle alleanze, intervengono in favore della Polonia, e sono questi tre alleati che combattono contro la Germania, e siamo nel 1939. L'America interviene alla fine del 1941, diciamo pure ormai nel 1942, perché nel 1941 prende solo a dicembre una ratassata Pearl Harbor e basta. La Russia interviene nel giugno del 1941, ma perché è attaccata dalla Germania. E la Polonia ha combattuto per tutta la seconda guerra mondiale con il suo esercito, anche in Italia, con varie divisioni, e con divisioni anche aviotrasportate, con il governo legittimo polacco esule a Londra, e non verrà mai riconosciuta neanche durante il periodo della guerra fredda questo governo esule che si trovava a Londra. Un altro episodio è quello
che qui siamo all'inizio degli anni 60, cioè Khrushchev e Kennedy, che sono Khrushchev il presidente della Russia e Kennedy quello dell'America. Khrushchev aveva avviato la cosiddetta politica della distensione nell'ambito della guerra fredda, perché aveva denunciato i crimini di Stalin, perché Stalin con i suoi gulag e le sue epurazioni aveva mandato a morte milioni di persone negli anni 30 e anche successivamente alla seconda guerra mondiale. Il numero preciso non lo sapremo mai, perché il conteggio è tragico, nel senso che si sovrappone, gli storici non riescono a esplicarsi ai 22 milioni di morti provocati dai tedeschi, però è certo che furono moltissimi, questo è certo. Khrushchev denuncia questi crimini e cerca un dialogo con le potenze occidentali, cioè una mediazione, un compromesso, no? E lo fa andando in visita negli Stati Uniti con un colpo di teatro straordinario. Andrà a visitare Eisenhower, che fu a parole almeno il più rigido di tutti i presidenti americani, perché dice: no, politica di contenimento del comunismo, ma una politica di aggressione, tra virgolette, del comunismo, in modo da ridurre gli spazi del comunismo. Poi in realtà fu solo una cosa a parole, perché lo stesso Eisenhower preferì una politica di mediazione. E Khrushchev andò anche a incontrare, incontrò anche a Vienna all'inizio degli anni 60 Kennedy. E poi ci fu l'episodio della Baia dei Porci dell'episodio cubano, che è uno degli episodi chiave della guerra fredda, siamo all'inizio degli anni 60. Praticamente i russi avevano visto la possibilità di mettere i loro missili con testate nucleari a Cuba, e naturalmente gli americani si erano opposti. C'era stato anche un tentativo di riconquistare Cuba attraverso una spedizione di esuli cubani che però naufragò alla Baia dei Porci. Questi furono sconfitti. E quando Khrushchev inviò sulle testate nucleari con le sue navi a Cuba, Kennedy era pronto a intervenire militarmente per evitare che queste testate nucleari fossero posizionate a Cuba, che avrebbero potuto colpire agevolmente qualunque obiettivo americano, no? Perché Cuba ovviamente è a pochi chilometri dall'America e non è certo in Russia, e si sarebbero trovati, insomma, i missili sotto casa. E ci furono appunto queste 24 ore, 48 ore, che il mondo rimase sospeso, perché si sperava, insomma, che uno dei due, o il presidente americano, o il presidente russo, potessero ritornare sulle proprie decisioni. Alla fine Khrushchev cedette e riportò indietro i missili, però in cambio ottenne, diciamo così, un ammorbidimento dell'embargo perpetrato nei confronti di Cuba, che era diventato un paese comunista, e anche in un riconoscimento di questo stesso paese. Quindi un alleggerimento del blocco delle esportazioni cubane. Nel contesto della guerra fredda poi si inserisce anche la questione spaziale, no? Nel senso che ci fu una vera e propria rincorsa a chi arrivava prima ad avere satelliti. Il primo uomo dello spazio, Gagarin, è russo, no? Per esempio. Però gli americani risposero con il primo uomo sulla Luna, e anche questi episodi qui rientrano nel contesto della guerra fredda, cioè fu proprio una vera e propria epopea che tutto il mondo poté seguire per la prima volta, non attraverso un sentito dire o qualche resoconto giornalistico, ma anche attraverso un nuovo mass media, che era quello della televisione, no? Aveva trasmesso l'impresa di Gagarin, come poi aveva trasmesso l'impresa
del primo uomo sulla Luna nel 20 luglio del 1969. L'America, insomma, con questo episodio, era come se avesse riportato gli anni 60 del secolo scorso nel futuro, cioè praticamente negli anni 30 del 2000, ecco perché. Adesso si parla di ritornare sulla Luna, di fare delle basi, di andare su Marte. Cioè, fu un'anticipazione potentissima di quello che si poteva, che si sarebbe dovuto fare oggi e che è stato fatto 50-60 anni fa, con una tecnologia un po' sofferente per questo genere di cose, ma che servì per gli scopi relativi alla guerra fredda, come ad intimorire appunto l'avversario sovietico, come dire, ecco, guardate, state attenti perché noi siamo in grado di fare questo, cioè di andare sulla Luna. No? Poi fa niente che hanno fatto 5-6 viaggi all'inizio degli anni 60, hanno abbandonato tutto e mi sembra che l'ultimo viaggio sulla Luna, non vorrei dire una cavolata, mi sembra che sia del 72, poi non siamo più tornati sulla Luna, no? Proprio a testimonianza. E sembrava quasi che non gliene fregasse più niente nessuno poi della Luna, no? Una volta dimostrata la potenzialità di poterlo fare, quasi fosse un'esibizione, è finita lì, insomma, no? Poi dopo queste iniziative spaziali sono riprese e vedevo proprio oggi il telegiornale che il prossimo film di Tom Cruise sarà girato sulla base spaziale orbitante intorno alla Terra, anche a fini, diciamo così, promozionali per invogliare appunto giovani scienziati, eccetera, a poter andare su queste basi spaziali a lavorare. Va bene, ragazzi, allora abbiamo fatto le 9:30 passate, io mi fermo qua e per martedì prossimo vi invito a studiare e a prepararvi. Allora, siete tutti maggiorenni vaccinati e voglio dirvi, non vi preoccupate, cioè comunque sia, comunque vada a finire, sarete tutti ammessi, lo sapete. Questa interrogazione deve servire non per mettere il voto, non a me perché non me ne frega niente, perché tanto a me io li metto i voti, sono già quelli dei vostri insegnanti. Deve servire a voi. Deve servire a voi perché è il ragionamento che voi andrete a fare personalmente mettendoci la faccia davanti alla commissione. Quindi è un allenamento. Io vi invito a fare questo allenamento che possa servire di storia a chi è più afferrato questa materia ad agganciarla sulle altre materie. E io spero che ci siate tutti perché possiate sentire l'intervento dei vostri compagni che vi se possa servire a mo' di ripasso. E quindi molto serenamente, insomma, vi invito a studiare e a preparare con fusione, insomma, io ve l'ho detto, non, preparate un argomento, poi vi farò una domandina, tanto problema, insomma, cercate di far bene, di non fare brutta figura davanti alla commissione, poi qui detto qua noi, cioè. Non registreremo l'interrogazione. Va bene? Va bene. Va bene. Allora mi raccomando, mercoledì. Ma con cosa parte, professore? Com'è? A scelta su tutto il programma o Scelta su tutto il l'argomento? programma, però una domanda poi ve la faccio io a scelta. Ok. Va bene? Voi Va partite con. bene. Voi preparatevi bene un argomento e date una ripassatina leggera sul resto. E poi saranno quindi la domanda principale riguarda il vostro argomento scelta, l'intervento principale riguarda il vostro argomento scelta, e poi l'altra domanda, secondo me, la faccio io sulla parte. Va Va bene. Ok. bene, siamo qua per allenarci, perché siete già ammessi, siamo qua per allenarci, Certo. ascoltatene, insomma, ascoltate questa opportunità. Va bene. Assolutamente sì. Va bene. Mercoledì allora. Grazie. Buonasera. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao. Arrivederci.